Sì, lo so, è una scena già vista, perché stiamo facendo la solita passeggiata per andare in fondo qui al campo ad ali di classe. Sulle spalle, come vedete, ho di nuovo il drone di GoPro, il Karma drone. Adesso facciamo qualche test un pochino più massiccio. Purtroppo abbiamo sempre lo stesso problema, che abbiamo una sola batteria, ma cercheremo di vedere un po' se hanno migliorato con gli ultimi firmware quei piccoli problemini che avevamo riscontrato con gli ultimi test. Giusto per spiegarvi, prima di decollare, quali sono stati i problemi che avevo riscontrato l'ultima volta. Dunque, il primo tra tutti, il radiocomando vedeva il drone, ma lo vedeva a una distanza superiore di quella che era in realtà. Ovvero il drone era talmente vicino al radiocomando che potevano essere, 3, 4, 5 metri, non di più. In realtà il radiocomando stesso dava una distanza di 300-400 metri. Ho riscontrato anche un'altra problematica, che era quella della poca stabilità in altezza. Il drone tendeva a salire e a scendere un po' troppo, e anche il fatto che la batteria effettivamente scendeva molto di velocità come tempistica, come tempo di volo, e i 18 minuti dichiarati in realtà erano 15-14. L'abbiamo rimandato a GoPro, che ci ha aggiornato il firmware, ha ribindato nuovamente il radiocomando con il drone, e vedremo ora come si comporta. Se non avete visto che cosa c'è all'interno della scatola del Karma drone, cliccate qua in alto sul video e vedrete tutti gli accessori che ci sono all'interno. Apriamo i bracci del nostro drone, apriamo anche i piedini che ci permettono di atterrare, andiamo a fissare le eliche. Nel frattempo arrivano anche dei curiosi, a vedere come vola il nostro drone. Li vedete lì in lontananza? Eccoli là, l'istruttore Andrea Fanelli, nonché il corsista Andrea Giubellini, che sta facendo il corso qui da noi ad Ali di Classe, e ecco anche Marco Marangoni, che è qui a curiosare con noi per vedere come vola e si hanno risolto appunto tutte queste problematiche che vi ho elencato prima del Karma drone. Partiamo con l'accensione del radiocomando. Accensione qui in alto, on e off. Sotto abbiamo lo start and stop per il decollo e atterraggio, e sotto abbiamo il return to home, perché in tanti mi avevate chiesto se c'era o meno il return to home. Nel frattempo accendiamo anche il nostro drone. Notiamo subito che è richiesto un altro aggiornamento. Sono incredibili, sono peggio di DJI. Fanno un aggiornamento al giorno sti ragazzi, mamma mia. Vediamo che cosa succede. Aggiornamento finito. Quindi andiamo a scorrere verso l'alto per iniziare e vediamo cosa ci dice. Ci dice innanzitutto che la distanza dal drone è di soli 3 metri, quindi effettivamente sono riusciti a mettere a posto questo problema con l'ultimo aggiornamento, anche se in realtà l'aggiornamento l'ho fatto io, non l'ha fatto loro, quindi forse l'ho messo a posto io, non GoPro, però vabbè. Altezza 0, km all'ora 0. 17 sono i minuti di volo, perché giustamente l'ho utilizzato un pochino per fare l'aggiornamento del software. Andiamo a scegliere l'opzione lineare, controlla la batteria, facciamo una calibrazione visto che non so dove è stato fatto l'ultimo volo. Calibration is complete. Ready to fly. 3, 2, 1. Ecco, quindi io tocco e vediamo un po' come si comporta questo mezzo ora che è stato aggiornato. Abbiamo 16 minuti di volo disponibili e direi che tutto sommato si è migliorato anche come stabilità. Oh, così è, ve lo dico proprio spassionatamente, non ero rimasto soddisfattissimo degli ultimi test. Quindi è una prova diretta, avete visto, ho dovuto fare addirittura anche un aggiornamento, ma il drone mi sembra abbastanza fermo. Proviamo a dargli della rotazione, quindi dello yaw, per vedere come si comporta con la rotazione. Beh, dai, non male, non inchiodato come il piccolino di casa DJI, però insomma, vediamo come risponde ai comandi, magari approfittiamo e facciamo anche una breve registrazione. Le registrazioni vi ricordo che partono con i pulsanti qui dietro, quindi partiamo con una registrazione.
hanno migliorato, gli ultimi aggiornamenti sono stati migliorati, la velocità è sempre un po' bassina, ma adesso andiamo a vedere la modalità di velocità aumentata. Qual è la distanza massima che possiamo tenere, che possiamo mantenere noi piloti di droni? 500 metri. E se invece fossimo all'interno di un CTR? 200 metri. Cioè, come insegniamo noi qua ad ali di classe, non insegna nessuno, eh. Ok, continuiamo, scusate la divagazione. Allora, quindi metto 500 metri di distanza massima. Ok. E quota massima di altezza? Qui 150 metri. 150 metri, ok. E mettiamo la modalità sport. Ve lo faccio vedere lateralmente, così capite la velocità che possiamo ottenere con il Karma. Oh, sappiate che domani abbiamo una recensione nuova. Non vi dico di cosa, ma faremo lo stesso test di velocità. 3, 2, 1, via! Una cosa buffa da notare è che il gimbal si muove nella maniera inversa a quello di DJI. Facciamo qualche evoluzione. Questa iconetta che compare è quella delle modalità automatiche. Ah, ricordiamo che le luci verdi sono le luci anteriori in questo drone. Proviamo intanto fotocamera a cavo, via, punto A, punto B. 3, 2, 1. E lui praticamente lavora come se fosse su un cavo, avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, come un cable cam. Posso ruotare e lui continua a mantenere la posizione. Non riesco purtroppo a mostrarvi il reveal perché non ho abbastanza batteria, quindi mi giro e inizio il mio atterraggio. Vi ricordo che per atterrare con questo drone dovete farlo con calma e pianino. Impressioni su questo drone. Innanzitutto è un accessorio GoPro, come si è sempre detto, non è un drone performante come tanti altri che ci sono sul mercato, quindi è inutile che stiamo a fare paragoni con altri mezzi. È un drone che permette di volare già da subito senza nessun tipo di conoscenza. L'interfaccia è più semplificata degli altri mezzi, perché non c'è scritto praticamente nulla di tutte le altre cose che ci sono segnate sugli altri droni. Voli immediatamente, è molto morbido sugli stick e quindi si riesce a volare anche se sia un po' dei castroni e non si ha la morbidezza sui pollici. Con l'ultimo aggiornamento è diventato più stabile, sembra che non atterri più da solo come mi è capitato qualche volta. Non ho avuto dei ritorni a casa o delle perdite di segnale, non mi sono allontanato molto, sono stato a un'ottantina di metri, non di più, ma comunque non mi ha assolutamente deluso per l'utilizzo come mezzo. E questi sono i pro. Ovviamente ci sono anche dei contro, che è la durata della batteria, che è minima perché parliamo di 15-16 minuti al massimo. Non ho potuto provare neanche tutte le impostazioni contemporaneamente. Il fatto che mi sia stato mandato con una sola batteria implica il fatto che ho fatto fatica a fare questo tipo di recensione. Non è portabile come tanti altri droni della concorrenza, visto che ormai ci sono certi droni che sono grandi così, ma vi ripeto, è un accessorio della GoPro. Sarebbe impensabile avere un drone così che riesce a caricare una GoPro, almeno ad oggi. Quindi non chiediamo miracoli a GoPro, ha già fatto dei passi da gigante con questi ultimi aggiornamenti, perché vi assicuro che è cambiato dal giorno alla notte come tipologia di volo. La modalità sport è un pochino lenta in confronto ai concorrenti, ma vi ripeto, non stiamo cercando la velocità su questo drone, stiamo cercando un prodotto che sia facile da utilizzare, e questo prodotto è facile da utilizzare, devo dire. Non sono pagato per questa recensione, mi hanno mandato il drone solo per fare dei test, perché mi hanno detto abbiamo aggiornato i firmware, abbiamo messo a posto le problematiche che c'erano prima, dacci un'occhiata e dici cosa ne pensi. Quindi proprio così, nuda e cruda. Sono possessore di mezzi di altre marche anch'io,
quindi ho la possibilità di fare dei paragoni, ma non ho intenzione di farla perché da una parte abbiamo una casa produttrice di droni, dall'altra parte abbiamo una casa produttrice di telecamere che ha voluto inserire nei suoi accessori anche questo giocattolo volante che ci permette di essere fluidi e di fare delle riprese anche, come vi dicevo prima, per i neofiti, senza troppi problemi, senza troppe cose. Questo è tutto. Spero vi sia piaciuta questa trasparentissima recensione che ho voluto rifare, perché appunto me l'hanno mandata per vedere come si comportava il mezzo. Se vi è piaciuto il video, cliccate mi piace, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo con i prossimi video. Domani ne arriva un altro. Ciao!